Ah, ecco qui. Crusdi. Me l'ha rotto, poverino. Crusdi. E anche là in fondo ce n'è ancora. Però, guardate qua. Cosa c'è? Eccolo. Alessandro, là ce n'è. Visto? Te lascia? Dai. Adesso lo lascia qui, dopo hai detto che lo viene a prendere. E ci siamo, ragazzi. Abbiamo già trovato qualcosa, hai visto? Adesso prendo il mio bastone qua da passeggio. Il mio palo da passeggio, perché... ecco qua. Bene. Ragazzi, non ho capito. Sei buono oppure no? Oppure se mi ha... cioè si può mangiare ma non è tanto buono, oppure non è commestibile. Questo non l'ho ancora capito. Finire che io spero che non me lo darà da assaggiare, perché in questo caso no, glielo facciamo prima assaggiare alla moglie, va. Ecco un altro. No, ma non credo. Ma non credo, se no avrebbe raccolto anche questi. Non credo siano buoni. O sono due foglie. Ragazzi, cos'è questa roba qua? No, che non ho capito. No, no, sono funghi. No, non dovrebbero essere buoni. Ecco qua. Ma no, questi è un tipo che aveva detto che non erano buoni. L'ho visti questi qua, scusate. No, non erano buoni. Bene, bene. È che siamo appena dentro il bosco, eh. Guardate qua. E quelli neri, neri. Niente? Niente. Niente carasciò questi, vero? Guarda, Alessandro. Oh, niente carasciò. Niente, no, ha detto niente, quindi non sono funghi commestibili, e neanche quello. Bene, ragazzi, ma magari non si troveranno funghi, perché qua i residenti, giustamente, vengono funghi ogni giorno. Molti li raccolgono, poi vanno in centro a venderli. E se non troviamo funghi, io spererei di trovare magari qualche carri armato della guerra, oppure qualche gippone militare da portare a casa, a sistemarmelo. Ma ho paura che siamo troppo vicini. Sì, la strada è un chilometro qui, neanche. Sì, un chilometro, dai. Non è che siamo... però, sì, da nella foresta inoltrata. Andremo più avanti quando... tra un paio d'anni, quando ci sistemiamo definitivamente qui in Russia. E andremo fin dentro le montagne, i boschi, con la Jeep, e vediamo cosa c'è di bello. Senz'altro troverò gli amici russi wazzari che dentro per la montagna, dentro per i fiumi, si divertono a provare le loro super jeep. Beh, supercar se parliamo della Lada Niva, perché bene, carasciò.
Bene, anche lì ci sono ancora dei funghi, ma non devono essere buoni. Fai una passeggiata al mattino, ragazzi, tutto a salutare. E dopo dicono che i pensionati non si divertono o non hanno la possibilità di divertirsi. Bene, carasciò, bellissimo, si sta bene, io ho anche caldo, non c'è freddo e non c'è neanche molta umidità, direi, certo dentro il bosco è normale. Aspetta, perché Alessandro mi sta aspettando, dice ma guarda, questi uomini di città, questi italiani di città, ebbene, 2 giorni che è nuvolo, speriamo domani ci sia sole, almeno si va al mare, perché qui si va ancora al mare quando c'è il sole. Poi la temperatura di giorno è costante e quindi già alle 8 del mattino, insomma, è una temperatura piacevole. Già al mattino sono 16 gradi, dopo può salire fino a 20-21, ma comunque anche 18 gradi è tutto crescio. Erano anni che non andavo dentro il bosco. Bene, pacca pacca ragazzi. Speriamo di trovare una montagna di funghi da riempire il bagagliaio di una Lada Niva o di una Ziguli. Però il problema è che io qua ancora non ho né una Lada Niva, neanche una Ziguli. Per il momento, ma mi sto organizzando. Bene, pacà pacà ragazzi, mettiamo i like a piacere, commentate. Mi dispiace non potervi dare queste sensazioni che sto provando in questo momento, un'aria veramente fresca, non pesante, un'aria veramente leggera, fresca, aria di pulito. Bene, carasciò ragazzi, pacca pacca.